Ogni volta che facciamo qualche manutenzione sull'auto, ci sono questi rivetti in plastica. Questi rivetti qua, in plastica, che saltano via, praticamente si rompono. Cioè come questa non tiene più, perché si vede chiaro che è rotta. Perché la plastica è abbastanza vecchia, quindi questa è rotta. Qua mi manca una, qua manca un'altra. Cioè, ho deciso di andare in cerca su internet di questi rivetti di ricambio per ricambiare, per avere un po' di scorta. Questi rivetti qua in plastica. Anche in giro per la macchina, un po' dappertutto questi rivetti saltano. Una volta si fa leva qua sotto, si fa leva sotto e saltano. Proviamo a estrarre un cacciavite questa rivetta. Basta inserirlo qua e fare un po' di leva. Ecco. Dopo semplice con la mano si alza. Però anche questa rivetta si vede che è rotta. C'ha le alette rotta. Anche questa è rotta. Praticamente la plastica si secca e una volta toccati si rompe. Ecco perché ho deciso di cercare su internet e trovare questi rivetti qua. Eccolo qua, pacco arrivato da Amazon, sempre in tempo breve, ricordo che ho fatto ordine 2 giorni fa, è già arrivato. Sono 190 pezzi, vari dei 6 tipi, questi rivetti qua sono 3 tipi. Questa è da 8 mm, 10, 8 mm, 8 mm, 7 mm. 6 mm. Ci sono varie lunghezze anche. Questi sono da 20 mm, da 13, 22. Questi sono da 13, 22 e questo qua è 11 mm. Ecco, varie misure. Qua abbiamo 20 pezzi, 20 pezzi, 30 pezzi, 30, 40, 60. Questi sono sacchetti. Questi sono sacchetti. Tutto diviso bene. Queste sono le rivette che arrivano da Amazon in un giorno o due. Praticamente ho pagato poco. Su tutti questi ho pagato 11,59 euro. Così ho pagato io, magari il prezzo dopo cambia. E proviamo a sostituire questi rivetti. Prima questi che mancano, uno, due che mancano qua. Dopo questi che sono rotti. Dopo anche qua uno che è rotto. Per questi fori qua vanno bene le rivette da 8 mm, perché 10 è troppo grosso e 6 è troppo fino. Questo è da 8 mm. Vediamo se riusciamo a inserirla. Ecco, inserita tutta. E dopo si blocca.
Prendiamo un'altra, sempre da 6 mm, che sarebbe questa. Lo inseriamo in buco, premendo sempre sul laterale perché sennò si gonfia e non entra. Adesso eccola qua, eccola, entrata. Adesso, pac. Quindi queste due sono perfette. Anche per qua cerchiamo qualcosa. Mettiamo sempre questi da 6 mm. Eccolo qua. Perfetto. Vediamo questi qua. Qua manca un'altra, che è rotta. Una da 6 mm. Inseriamo, eccolo qua. Adesso, perfetto. Verifichiamo se altri sono buoni. Ecco, ogni volta che devo fare un lavoro sull'auto, mi tengo vicino a questi rivetti perché devo sostituire quelli vecchi, per forza. Per forza. 11,59 euro. 190 pezzi. Boh. Non sapevo neanche dove trovarli, adesso l'ho trovato su Amazon. Mi sa che su AliExpress costano molto molto meno, però come non avevo voglia di aspettare, l'ho ordinato qua. Ciao ragazzi!